Abbiamo assistito alla presentazione del libro Quale giustizia di Michele Leoni per Giappichelli e siamo in compagnia del presidente delle Camere Penali di Roma, Placanica, che ha seguito e anche intervenuto nel dibattito. E noi abbiamo prima sollecitato l'autore parlando della solitudine del magistrato, del giudice, che deve applicare, passare dalla norma all'applicazione della pena, che è personale ovviamente. Ecco, questo un po' gli avvocati se lo risparmiano. Questo se lo risparmiano. Io dico sempre che se avessi voluto in qualche modo, non ci ho mai pensato per la verità, ma se avessi fatto il magistrato non avrei mai fatto il giudice, avrei fatto pubblico ministero. Forse per un senso di vigliaccheria, nel senso che poi c'è qualcuno che decide. Tu proponi la tua idea, proponi la tua tesi e qualcun altro decide. Perché decidere è tanto difficile, è una cosa molto difficile, quasi inumana. Volere stabilire poi come sono andati dei fatti prima, ricostruire un fatto, ci vogliono quasi doti divinatorie, è necessario farlo, ma ciò non toglie che sia un'attività insidiosissima. Senta Presidente, mi viene in mente una domanda che così mi è venuta in mente ascoltando il dibattito, ma secondo lei la giustizia è un servizio ai cittadini, alla comunità o è un servizio per le vittime? No, la giustizia è un servizio per la comunità certamente, di cui usufruiscono le vittime e usufruisce però più in generale, in via quasi indiretta direi, se parliamo della giustizia penale. La giustizia penale rientra nell'ambito del diritto pubblico e quindi è una estrema ratio a cui ricorre la comunità consociata per dare delle risposte in alcuni determinati casi e poter rendere più fruibile la convivenza tra i cittadini. Non è un caso che per arrivare a questo si esercita della violenza, perché la giustizia, l'applicazione della giustizia penale è violenta, al di là delle ipocrisie di chi non lo vuole vedere, è un fatto assolutamente violento. Come dicevo prima, si entra la notte nella casa delle persone, si mettono le mani addosso, ci sono bambini che piangono, si va a stare in un carcere in condizioni di vita assolutamente inumane. Deve essere come tale, quindi un'estrema razza, ed è certamente al servizio, non è una esplicazione della legge del taglione, di una vendetta. Ecco, non è quello che volevo dire, perché sa, anche mediaticamente di recente, parliamo del caso Battisti, insomma, non è un appalto pubblico della vendetta privata, è un qualcosa di più? Beh, se fosse quello sarebbe assolutamente riduttivo, sarebbe l'evoluzione appunto della legge del taglione, e così non è, ci ripudierebbe. È un fatto, ripeto, di una necessità da cui non si può fare a meno, che va applicata appunto nei modi e nei casi previsti dalla legge, dall'ordinamento giuridico, che tende a preservare per prima cosa se stesso. E ovviamente tra le tante funzioni della pena c'è anche una funzione retributiva e anche una sanzione in qualche modo satisfattiva nei confronti del soggetto che subisce il reato, ma certamente non è il motivo principale per cui noi accediamo alla giustizia penale. Un'ultimissima domanda, se le dovessi chiedere il problema più grande che attualmente ha la giustizia italiana, quello che, su cui si dovrebbe intervenire per primo. Quindi lei vuole che facciamo notte qua. Guardi, il problema è complesso, il sintomo di tutti i problemi in questo momento è la lungaggine del processo, ma che dipende da tanti motivi. Non ha solo un motivo di numeri, non ha solo un motivo di inefficienze, non ha solo un motivo di farraginosità nella nomina per esempio dei magistrati quando questi si trasferiscono, ha tutta una serie di problemi a monte, compreso un serio problema culturale di approccio a un tipo di processo come quello che abbiamo noi, che non è mai stato metabolizzato, in primis devo dire, dalla magistratura italiana. Cioè c'è un'impronta inquisitoria che ci portiamo appresso da sempre? Vede, come dicevo prima, diritto e giustizia non sempre coincidono, ma in realtà l'applicazione del diritto è sempre giustizia, mentre fare giustizia tout court, e quindi alcune volte violando il diritto, si risolve in una delle più grandi ingiustizie. Noi siamo un paese che ha una cultura, diciamo, in qualche modo confessionale, dove la assonanza peccato-reato ancora regge e non ci si rende conto che invece quello comporta una soggettività nell'applicazione della legge, e la soggettività nell'applicazione della legge enfatizza la soggettività, significa arbitrio, e l'arbitrio, come è intuibile, è nemico della giustizia. Grazie al Presidente Cesare Placanica. Grazie.